Ecco, allora prendo un pezzettino di filo su cui qui costruisco tutto l'addome, praticamente, e lo metto sopra l'ago, diciamo. Poi se prendiamo il filo bianco, perché questo sarà, alla fine sarà bianco, ma poi è sempre meglio prenderlo un colore nero, bianco, e poi ci facciamo. Allora, adesso fo 5 o 6 giri verso il morsetto. E lascio questo filo qui, questo che mi avanza, che non l'eccedenza, insomma. E poi vado verso la punta del lago con alcuni giri, a seconda della grandezza dello spinner sarà lungo quest'addome. A questo punto c'è da inserire le code. Questo è il galloppardo, però vabbè, pure quelle sintetiche, non è che c'è. Quelle di pennelli. Adesso prendo una penna. E prenderò numero pari de fibre, adesso 4, 6, no? Secondo di quanto è voluminosa la mosca, ma 6, 6 va bene, ce le metto. Basterebbe 2, ma è talmente fine. Numero paro perché io le devo dividere in due dopo. Adesso attorciglio il filo un'altra volta, come facevo prima, e poi fa un giro qui in fondo, fa un giro in modo che mi rimane, mi aprirà un pochetto le code se ci riesco. Ecco, si vede le code? Ecco, prendo sto filo e passo in mezzo a ste code e vengo, ecco il filo glielo passai in mezzo e adesso continuo a fare l'addome perché è troppo esile così, c'è un po' di giri. Anzi, il filo cerca, adesso sarebbe meglio spianarlo. Ecco, si viene più uniforme. E arrivo lì dove prima, torno indietro e vengo giù, non arrivo proprio vicino alle code, mi fermo un po' prima, se no diventa cilindrico, invece sono contento se rimane un po' conico così, no? Adesso spiano il filo perché prendi i giri ogni volta. Ecco, a questo punto se fissa sto filo con nodo di chiusura lì dove abbiamo iniziato. Giri o quattro, ecco, e lo fissiamo lì. E poi taglio qui. L'addome è bello fatto, se adesso si sfila. Prendo tutti i fili, li tengo alti, se non mi si impiglia. Adesso metto una puntina di colla solo lì vicino alle code, perché lì è il punto critico, però non, anche se non ci metti niente non si è mai rotti, eh. Col pantone adesso gli farò, siccome è marrone, marroncino, nocciola, sto colore.
Adesso prendiamo l'amo e io uso la, per, come amo un 22 e tengo 100. Questo è 100 BL, senza Dio. Vedrai che quando è finita non è piccolissima sta mosca, eh? Perché la mosca questa non è piccola, c'ha il corpo tutto fuori dell'amo. Adesso prendiamo il filo marrone, perché chi c'è, o c'è quello bianco, lo tingiamo con il Pantone, o io ce l'ho marrone adesso, siccome mi serve il marrone qui. Ecco. E qui ci vestiamo le ali. E Politeste si chiama. E lo metto doppio, se l'avevo grigio chiaro, ecco questo. Poi ci potete mettere quello che c'è, io anche con la cinta delle macchine, quella vabbè lo stesso. Io lo metto doppio questo perché è tanto fino. E poi lo spazzolino è una botta. Oh. Ed è fisso qui, a metà amo più o meno. Come prima, stesso lavoro, quando abbiamo fissato le ali della sensitrice, 2, 3, 4 giri sopra, poi quell'altro giro al rovescio, giro sotto, per alzarle un pochetto, anche se questo dovrebbe essere uno spente, ma dopo non si vede. Ecco, a posto. Adesso 2 giri davanti, sempre, e 2 giri dietro, e qui ci fisseremo l'addome che avevamo costruito prima. È esile, ma è bello, sembra vero. Poi lo fisso davanti alle ali anche. Tutto, tutti i fili, le code, tutto. E 2 o 3 giri qui e poi riporto dietro tutti i fili in modo che non scivola mai da sopra l'amo. E a questo punto tagliamo tutto le eccedenze. Questo. E anche le code lì, anche le basi delle code. Ci vado meglio con questo, sono più vicino. Ecco, a questo punto qui c'è fisso la parte sopra del torace, che sarebbe. Se si può fare con le fibre di fagiano, ma io ci metto un materiale sintetico che è più robusto. È un cordoncino quelli di felpe, che si trova a metraggio, pure questo si trova dalla merceria. Ne prendo un trefolo e lo fisso qui dietro le ali. Adesso rifacciamo un po' di rubbing marrone come ce l'ha in effetti lo spinner, questo qui è marroncino.
Allora, adesso il lago, quello del Darling. Adesso facciamo la stessa operazione che ho fatto prima, attorciglio il filo, sporco l'ago, e qui deve venire una cosa esile, non è che deve venire come prima, quindi c'è un dabbine sottile. C'è un altro, invece di... Allora, sta, eccolo. E questo è molto, molto fine, molto, vedete? Dopo ne metto, mi piace farlo fino e lungo in modo che lo gestisco meglio. Se fai tutto un batuffolo grosso, dopo si muccia tutto da una parte e non riesci a gestirlo. Vedete quanto è fino, forse pure troppo questo, però lo rifacciamo dopo se non basta. Adesso partiamo da qui vicino e facciamo questo piccolo torace. Poi un po' di fili, dei giri davanti e dietro, e questa qui la porteremo qui davanti. E qui ci formiamo la testa dell'insetto. Le mosche belle e finite. Adesso l'annodatore. Formiamo la testa e fissiamo bene quello. A posto. Tagliamo come prima, dopo aggiusteremo le ali, che sono troppo lunghe, e queste pure abbiamo già una regolata, tagliamole un po' più lunghe da primo, che se ci peschi sul nero magari basta anche in questa maniera, lunghe, non ne fa tanto più piccole, ma sul nero non bolla mai, non... Questa è una mosca che si usa imbollata. Mettiamo una goccetta di colla qui davanti. Che... Ecco, la mosca è finita, ora la metto sul mozzetto. È un po' lunghetto, c'è parecchi passaggi, però guardate che quando mangia queste cose qui è bestiale. Don't try this yourself. It's extremely dangerous.